bloccata, ma chi non protesta, che ne pensa? Vediamo. Letto i giornali di oggi, l'assalto dei forconi paralizza un po' tutta l'Italia, che ne pensa? Penso che non è abbastanza, che dovremmo andare con i forconi nei centri di potere. Certo, paralizzare una nazione è un po' eccessivo. Ci hanno bloccato il paese, qui Roma è diventata una nazione, sono manifestazioni dappertutto. Ma hai capito chi sono questi forconi? No, è quello che volevo dire. No, l'ho capita. C'è una massa di gente che è scontenta. È una cozzaglia inutile. Non lo so nemmeno chi sono. Chi sarebbero i forconi? Se me lo spiega un attimino, perché mi è scappato il senso. Ma ha capito perché protestano? Per ignoranza. Ma ha capito perché manifestano questi forconi? Perché c'è la crisi, no? Manifestano così. Perché le cose non vanno come dovrebbero andare? Beh, è ora di farlo. Siamo pronti. Perché non è che ci sia tanto da capire, basta guardarsi intorno e si capisce perché. Tre bambini, guarda. È impossibile, è finita, siamo arrivati al limite. Sono assolutamente contrario a queste forme così radicali di protesta. Se si bloccava tutta l'Italia forse era una soluzione. Ma no, sono tutti, anche noi. Si manifesta contro quello che il governo non sta facendo da quando è stato eletto. Con tutti questi blocchi è troppo traffico? Sì, troppo traffico. Oggi l'Italia è bloccata, il traffico è paralizzato per la rivolta dei forconi. Che ne pensate? Che va bene così. Assolutamente no, solo contro queste manifestazioni. Creano solo problemi e disagi. Sta in maniera assolutamente scoordinata ed inutile. Queste motivazioni, quando non sono chiare, lasciano chi ne è fuori completamente stupito e danneggiato da questi blocchi. D'accordo o no con queste proteste? D'accordo, d'accordissimo. Fastidio a tutti e poi alla fine non arriva nulla. Fanno bene comunque, sì. Fanno benissimo. Almeno iniziamo da loro. Quindi lei, signora così elegante, abbraccerebbe il forcone e scenderebbe in piazza. Non lo so se abbraccerei il forcone, però scenderei in piazza e dare manforte a tutta questa gente che muore di fame, che non ha futuro. Poi Flavia Marimpietri, Flavia, vuoi chiedere ai tuoi ospiti intanto chi sono e poi quali interessi rappresentano, cosa vogliono, quali sono le ragioni della loro protesta, insomma, ecco. Ecco, qui siamo al terzo giorno di presidio da nella piazza romana, dove l'unico autorizzato state manifestando. Abbiamo capito, le ragioni non sono chiare a chi non manifesta. L'Adolfo Bottiglione è uno dei coordinatori nazionali del Movimento 9 Dicembre Cittadini Italiani. Cerchiamo di spiegare quali sono le vostre ragioni e i motivi per cui siete. Allora, noi siamo qui per ribadire un concetto fondamentale, che il popolo è sovrano e che lo Stato è di tutti noi cittadini e quindi deve essere al nostro servizio. Questa è la premessa, dopodiché vogliamo la cacciata con infamia di questa classe politica e dirigente, in parte corrotta, ma soprattutto incapace, sì, che ci ha portato in questo disastro economico e sociale. Parlate di delegittimazione della classe politica. Prego, Franco. Scusami, Franco, devo fare a me. Ma siete un movimento politico? Siete un movimento politico, chiaro? No. Però la richiesta che fate è politica. La richiesta che fate è una richiesta assolutamente politica. Ma non si ferma qui, perché la richiesta va oltre. Cioè, noi siamo cittadini e rivogliamo i nostri diritti che ci sono stati usurpati da una classe corrotta e pagata da banchieri. Siamo stufi, ci hanno tolto tutti i diritti costituzionali. Disconosciamo. Scusa, ma... Sì, no, forse è Giampiero Mughini che voleva fare una valutazione o una domanda. Innanzitutto il popolo, loro sono certamente del popolo, loro sono figli e testimoni di una situazione disperata che conosciamo e sperimentiamo, sì, tutti, del momento più straziante della storia occidentale recente, ma non sono anche popolo quelli che se li trovano lì sull'autostrada e non possono passare, quelli che andavano al lavoro e non possono passare, quelli dei negozi che vengono minacciati e devono tirare giù, non sono popolo anche quello. Allora la protesta non è nella motivazione di fondo, caro direttore Sallusti, la motivazione di fondo si comprende benissimo, è facile da capire. Lo specifico della protesta è nel bordello sistematico.
nel bordello sistematico. E quello non è autorizzato, è illegale, è semplice. Ecco, allora sentiamo, torniamo in piazza, Flavia. Poi sentiamo, poi allora, qui c'è un po' di tensione, un po' di Lo immagino, vabbè, ma deve rispondere uno. Anche se, lo so, ma le opinioni si rispettano, quindi. Naturalmente, quindi con l'educazione rispondiamo anche alla... Noi ci scusiamo per i disagi creati agli altri, allora noi ci scusiamo per i disagi creati agli altri, però siccome i diritti sono stati usurpati a tutti e sono diritti costituzionali, noi mischiamo le prove. Quali diritti in particolar modo vi riferite? Allora, noi abbiamo un Parlamento non da noi scelto, che ha firmato, ha ratificato il Trattato di Lisbona, ma chi ha scelto cosa? L'ignorante cosa ha scelto? Noi le stiamo dando il microfono, lei sta parlando a tutto il paese, non dia dell'ignorante a nessuno, non lo consento, non è consentito. Non si va avanti così. Allora, se vuole esprimere le sue opinioni, lo può fare. Ma sentirsi dire ignorante da lui, adesso non esageriamo, c'è un limite a tutto. Va bene. Vuole dirci quali sono i diritti che sono stati calpestati a suo giudizio? Sì. Allora, diciamo questi diritti, facciamoli in maniera magari non offensiva. Senza magari. Prendiamo questo piccolo equivoco. Sì. Okay. Se il signor Mughini, per cortesia, signora, posso? Posso, grazie. Allora, se il signor Mughini ci prende per degli esseri così inevoluti che godono nel creare disordine sistematico, evidentemente è lui che ha dei problemi di lettura e potrebbe anche andare a tornare a scuola. Okay? E come no? Anzi, vengo a imparare da lei, caro amico. Vengo a imparare da lei. Okay. Che mi recita quattro fesserie. Venga qui a fare una discussione pubblica, se mamma mia. Signor Mughini, venga qui a fare una discussione. Ma guardi, questa qui è una discussione pubblica, lei sta parlando a qualche milione di persone. Non protetto da uno schermo, grazie. Qui da sembra una minaccia, si parla, non è una discussione. È una minaccia questa, è un'altra cosa. Una minaccia che somiglia anche a... Io vi faccio leggere una cosa che è arrivata ovviamente... Le persone che sono presenti in piazza adesso con Flavia Marimpietri non c'entrano nulla con questo, ma i giornalisti cominciano ad arrivare messaggini di questo tipo. Arriva da un sito sconosciuto, la giustizia del popolo si apre la strada, politici siete il letame del genere umano e vi attende la forca. Giornalisti, tra la verità e la menzogna voi siete prostituzione, servitori dello Stato, siete chiamati a scegliere finché siete in tempo. E qui la politica non c'entra niente, queste sono minacce. Allora io vorrei chiedere al signore. Ma noi non dobbiamo scegliere, abbiamo già scelto. Ecco. Noi abbiamo scelto nel momento in cui abbiamo giurato fedeltà alle istituzioni, alla Carta Costituzionale e al popolo italiano. Allora, a parlare è Felice Romano, segretario generale del Sindacato Unitario dei Lavoratori, il SIULP. Un poliziotto si è tolto il casco e ha detto, io non so se era del SIULP, ha detto anche noi. Abbiamo delle difficoltà. Anche noi siamo strozzati dalle tasse e siamo soffrendo. Il SIULP da che parte sta? Io però vorrei fare subito una precisazione. Quel gesto simbolico per lanciare un grido d'allarme, sì, in cui oggi i poliziotti per 1.300 euro al mese e per 8 euro stanno 15 ore ad affrontare quei delinquenti del disordine che, loro malgrado, oggi approfittano di questa manifestazione per mettere a soqquadro le città, per minacciare i cittadini che hanno il diritto di non condividere la protesta di chi va a protestare, hanno detto noi condividiamo le ragioni che stanno alla base della protesta, non chi ha organizzato la protesta. E credo che questo sia un fatto normale. Dopodiché però abbiamo anche detto un'altra cosa. Sì. Quando ci sono i delinquenti ci siamo rimessi il casco, siamo andati ad arrestarli e a garantire la sicurezza e la democrazia in questo paese. Allora, Antonio Di Pietro, poi torniamo da te, direttore Sallusti. Antonio Di Pietro, lei ha detto che insomma protestare è giusto e sacrosanto. Protestare sicuramente è sacrosanto, mai come in questo momento è sacrosanto, perché in effetti metà italiani non hanno lavoro, c'è gente che muore di fame, prima di fare questa trasmissione, di gente
che vi manda la prensa, sì, una piazza massacrata. Quindi voglio dire, è che la colpa non è di chi protesta, ma di questa classe politica in cui non siamo stati in grado di dare una risposta, mi pare evidente. Ma la protesta è già seccariente, direbbe il vecchio Di Pietro, con la violenza, con le minacce, con l'utilizzo strumentale dell'azione di protesta per mandare tutto all'altro paese, perché questa mi sembra che faccia soprattutto male a quei disperati che attraverso il loro diritto sacrosanto di scioperare e di protestare fanno sentire le loro ragioni. Io credo che le prime vittime di quel che sta evolvendo in questo momento della protesta siano proprio coloro che sono disperati, perché mai come in questo momento io penso che ho sentito prima il direttore Sallusti, domani piove, d'accordo pure con lui, domani piove, cioè vuol dire, ha detto una cosa, io sto dalla pasta della protesta, ho fatto il poliziotto, faccio il contadino, quindi quando sento il contadino che si lamenta, l'autotrasportatore che si lamenta, ma nessuno nega il diritto in Italia, sprangare le vetrine, bloccare le autostrade, io sto dicendo una cosa di più, sto dicendo che mai come in questo momento è necessario far sentire la propria voce. Quello che non va bene è la strumentalizzazione che se ne sta facendo in questo momento, e soprattutto chi si infila lì dentro per dargli una coloritura politica e partiti che già c'è cagliato. C'è di tutto lì, c'è di tutto, c'è di tutto. Per bene come quelle che vediamo insieme. Ecco perché io dico, per favore, chi si lamenta, isoli questi protestatari, isoli questi violenti, isoli queste persone che non ci azzeccano niente con il dolore, ma sono semplicemente persone che hanno problemi mentali, problemi di... Allora, andiamo a Torino, dove la tensione ha rischiato di esplodere con i riferimenti che avete sentito poc'anzi, le spranghe, le vetrine rotte, eccetera. È avvenuto proprio lì, a Torino. Andiamo lì. Torino, una manifestazione che nasce nelle intenzioni pacifica, ma i cortei paralizzano la città, i trasporti. I manifestanti in corteo puntano dritti verso la stazione di Porta Nuova, alzano le mani, sono in pace, dicono, ma cercano di entrare in stazione, di arrivare ai binari e paralizzare il traffico ferroviario. I manifestanti stanno battendo sulle vetrine per poter entrare all'interno della stazione di Porta Nuova e per bloccare il traffico ferroviario. I poliziotti però fanno scudo e tutte le entrate vengono bloccate, le straccinesche si abbassano. Chi è dentro rimane dentro, chi è fuori è fuori. Chi deve partire, ha acquistato un biglietto, non sa se riuscirà a viaggiare. Mia mamma, 88 anni, ischemica, infartuata, ha bisogno della mia assistenza, no? Cioè, mi aspetta le 6, io non ci arrivo. A causa dei manifestanti hanno chiuso tutti i porti. Chi va adesso a assistere mia madre? Io questo mi domando. Io voglio solo tornare a casa. La stazione è blindata. Non c'è solo chi rimane fuori. Paradossale, c'è chi è rimasto chiuso dentro e a causa dei manifestanti non può uscire. Non si può né uscire e né entrare. Sì, ma tu sei chiuso dentro in questo istante. Non puoi uscire dalla stazione per i manifestanti che sono fuori. Così gli hanno detto, ha detto che loro non possono aprire. Com'è possibile? Io da vantaggio in galera. È pazzesca questa cosa. Ma la rabbia sale, il tempo passa e i viaggiatori che non possono partire cominciano a tirare calci contro le saracinesche abbassate. E così in questa manifestazione dalle mille anime tutti protestano insieme contro il sistema, ci dicono, ma va a finire che poi ti ritrovi davanti a un tutti contro tutti. E in questo tutti contro tutti tutto si perde in una nebulosa indistinta nella quale non si riescono a capire né i contorni, né il come, né il perché. La protesta va bene e le motivazioni che abbiamo sentito dire in piazza da Flavio Marimpiedi sono le stesse che sentite dire qua, sono le modalità. Lei nella prima protesta dei forconi era presente. C'era. Non solo nella prima, ma ci sono anche nella seconda, insieme a quelli che protestano, perché ci sono gli agricoltori, gli autotrasportatori, i meccanici. Poi a un certo punto, man mano, mentre ci stavano le persone che protestavano perché si lamentavano dei, diciamo, delle cose più essenziali che gli venivano a mancare, ci si è cominciato a infilare quelli che ci azzeccava niente con la protesta e che veniva lì soltanto per strumentalizzarli, per minacciare, per sfogare i propri stili, perché c'è gente che ha bisogno di sfogare i propri stili, come succede nelle curve sociali, e soprattutto quando siamo stati, ho cominciato dalla Sicilia a incontrarmi e ancora ad oggi mi sto incontrando, noi di Italia Valori stiamo lì in mezzo alle piazze insieme a loro, però ogni tanto ci vediamo dei gruppetti che con la protesta non ci azzecca niente, sono gruppetti che sono organizzati attraverso Facebook, attraverso chi gira di dietro,
appositamente per strumentalizzare la protesta, per fare in modo che questo si passi dalla protesta a qualche macchina incendiata, macchina rotta che si spaccia alla fine la testa. E siamo all'antica Roma degli anni 70 in questo modo. Il pericolo, all'antica Roma degli anni 70. Il pericolo. Ci sarà sempre troppo, qualche malattia che succede. Purtroppo siamo alla farsa. La prima volta è stata una tragedia, adesso ahimè. Ma fino a quando non ci scappa la testa rotta. Perché il dramma è che prima o poi ci scappa la testa rotta. La Camera due ore fa ha rinnovato la fiducia che è stata richiesta da Letta, dallo Premier Letta, e quindi ha l'ok per andare avanti, ma il Senato si deve ancora esprimere. Noi al Senato abbiamo Antonella Del Prino, che vedo in grazie anche a te Antonella. Torniamo un attimo alla piazza. Allora, la Camera ha detto che si va avanti, che il governo può andare avanti, il Senato probabilmente, tra poco lo sapremo, si muoverà nella stessa direzione. Dunque il Parlamento non viene ascoltato, non ha intenzione di andare a casa. Voi chiedete che vada a casa, così come fa Grillo e fanno anche altri, anche se dite di non fare politica. Che succederà dopo? Allora, quindi, che succederà a questo punto? Lo scontro si farà più duro. Più duro in che senso? Guardi, più duro che adotteremo strategie non violente, perché questa manifestazione resta e resterà pacifica. Ma certo. Però allora più duro pacificamente. Mi perdoni, questo è uno simbolo. Posso fare uno sciopero fiscale. Va bene? Va bene. Però non fermare la metropolitana che porti lavoro odori al lavoro. Votare. Noi non ci abbiamo rappresentanti in Parlamento. Votati delle leggi assurde, incostituzionali. E vogliamo ancora parlare con voi. Ho trascurato il direttore Sallusti. Direttore, un'ultima battuta. Perdonami se ti ho lasciato un po' da parte, sai, anche la distanza fisica a Milano. In quello che ho sentito c'è tanta ipocrisia, e mi riferisco anche a noi giornalisti, perché nessuno ha mai messo in dubbio, come dire, la lecità quando a manifestare, perché se Lubini la mette sul punto di vista degli ingorghi stradali e dei disagi, allora tutti i giornali dovrebbero, come dire, protestare quando gli studenti scendono in piazza, quando la CGL scende in piazza. Ho sempre scritto articoli di questo tipo, no? Direttore, contro i cortei che interrompevano la vita civile. Sono scollegato, a parte Mughini, che noto, tu sei l'esempio che tutti gli uomini nascono pompieri, nascono pompieri perché tu in gioventù di strade ne hai bloccate. Ma non ho bloccato proprio niente, direttore, parli di cose che non conosci. Non ho bloccato mai nulla. Tu non andavi in piazza negli anni 70. Non ho mai disturbato nessuno, caro direttore. Ma qui stai parlando dei disagi. Allora, disagi di questi signori sono uguali ai disagi degli studenti, ai disagi dei sindacalisti. Se non ci fossero stati i cortei non ci sarebbe stata la storia civile di questo paese. Ma magari anche questi signori vogliono scrivere una storia civile. Devo chiudere qua, ringraziamo anche i manifestanti che ci fanno ciao ciao con la manina dalla piazza. Ciao a tutti, grazie a Flavio Marimpietri, Antonella Del Prino, Alessandro Sallusti, Giampiero Puchini, Felice Romani, Antonio Di Pietro. Buonasera. Per essere stati con noi. Pubblicità, ci vediamo qui tra un attimo.